Fiesta R5, guardate, lui apre la porta e sorride, perché come vada è sempre contento. Carlo, è un piacere vederti, guarda. Abbiamo fatto la saluta di classe. Di classe sì. Allora, 42esimi assoluti, 14esimi di gruppo, no, e primi di classe, il ricordo di millesimo ve lo portate a casa, anche se ovviamente corrono praticamente in casa, sono cavalieri. Ecco qui. Allora Carlo, intanto tu ti sei portato a spasso un gioiellino che sai a quanti ha fatto invidia. Ma invidia dai, non ci mancherebbe. Però mi sono divertito. A parte i muretti che sono spostati un po' troppo. Eh sì, ma è un casino, c'è che questa pioggia, sto vento. Va bene, grazie ragazzi, grazie Carlo, grazie Mirko, ciao, alla prossima e complimenti. E compagno numero 10, Andrea Tomaino, Bruno Banaldi. Allora loro corrono per il Racing for Genova. Presidente, com'è andata? Bene, sono contento, mi sono divertito. E ringrazio i miei meccanici, la moglie che mi viene sempre dietro, i miei figli che mi hanno fatto da meccanico oggi, il weekend scorso avevo fatto io che ha fatto il campionato italiano kart. Siamo scambiati i favori. Allora Andrea Tomaino con Bruno Banaldi sono arrivati 15esimi assoluti, 7esimi di gruppo e 2esimi di classe. E qui la coppa la portiamo a casa. Numero 15, Ferdinando Ghisolfo con Marco Torterolo su Renault Clio in gruppo R3 sono arrivati 22esimi assoluti, 9esimi di gruppo e 3esimi di classe, pertanto a casa con il ricordo. Non parla mai, oh. Io non riesco mai a far parlare Ferdinando, prego dagli la coppa, la tua di là e voilà, a posto, sei almeno contento? Sì, oh, meno male, ciao, non essere di troppe parole per carità, mi raccomando, ciao Marco. Loro hanno incontrato un piccolo Garrel che non si è spostato stamattina, ci avete provato a spostarlo. Sebastiano Buscema con Remi Rudino correndo per la CNFDP Autoclub Nazionale Forze di Polizia Sezione di Udine sono arrivati 32esimi assoluti, 10esimi di gruppo e 4esimi di classe. Meglio di così non potevo fare davvero, macchina nuova per me è fantastica, eccezionale, però sono contento così, va benissimo. Poi... sarà contento anche Andrea che gliel'ha riportata in te. Esatto, soprattutto lui. Va bene così, siamo tutti contenti. Eva, grazie della vostra partecipazione e spero la prossima volta di mandarvi a casa non a mani vuote. Qualche guardello facciamo levare prima, così. Va bene, lasciamo strada libera, ciao. Sebastiano Buscema, Remi Rodino, 32esimi assoluti, 10esimi di gruppo, quel numero 22, Giuseppe Garziano con Federico Capilli, correndo in classe A7 con questa Renault Clio scritta per la Lanterna Corse sono arrivati 19esimi assoluti, 8esimi di gruppo e 4esimi di classe. Cosa mi dicono? Che ci siamo divertiti, che è stato bello, spero di ripeterlo presto. Ti aspettiamo qua il prossimo anno, mi raccomando, non mancare. Certo. Grazie, ciao, mi dispiace mandarvi a casa mani vuote, ma d'altronde non tutti possono essere premiati. Tra il gruppo A classe 7, tra le Clio e le Cadet, e qui abbiamo quella di Flavio Guidi e Maurizio Canale che si sono comportati veramente veramente bene. Tutto bene, abbiamo pasticciato un po' sulla prima stamattina, però abbiamo recuperato un pochino, è andata bene. Allora, appena fuori dalla top 10, 11esimi assoluti con questa Cadet, 4esimi di gruppo e 2esimi di A7. Ecco la vostra coppa. Ciao, grazie Flavio. Opel Astra, numero 24, quella di Giovanni Balbis e Massimo Clerici. Allora Giovanni, c'è da dire che questa volta la lotta è a favore delle Opel. Direi di sì, mi dispiace per Albino che è un grande amico e purtroppo è andata così, le gare sono così. La gara bellissima,
siamo divertiti, grazie anche a Massimo. Ci saremo per un altro anno, dai. Allora, Giovanni Balbis e Massimo Clerici sono arrivati tredicesimi assoluti, quinti di gruppo e terzi di classe. Ecco la vostra coppa, ecco qui Agnese e Veronica che vi consegnano le coppe. Ciao ragazzi, grazie. Giù Marchetti con Giulia Cresta sono arrivati con questa Renault Twingo in classe R2B, sedicesimi assoluti, settimi di gruppo e terzi di classe. Ma dai, ci siamo divertiti, abbiamo preso un po' di acqua, un po' di asciutto, ma l'importante è divertirci. Guarda, d'altronde rally vuol dire superare difficoltà, perciò tutto quello che viene ci deve stare. Esatto, i rally sono proprio quello, guarda, entro le parole giuste. Va bene, grazie ragazzi, ecco le vostre coppe. Ciao Giulia, oggi ho visto anche papà. Wow, beh, buono, 27esima gara per Giulia con il numero 27. Ciao ragazzi. Equipaggio numero 28, Luca Fiorenti con Luca Oberti. Ne avevo parlato bene al primo riordino, mi sembra che avete mantenuto le promesse, vi siete comportati molto bene, loro vengono da fuori, pertanto non conoscevano bene le strade come i locali, ma si sono difesi alla grande, perché sono arrivati, pensate, con questa Citroen C2, dodicesimi assoluti, sesti di gruppo e secondi di classe. Sì, tutto bene, siamo contenti, è stato un bel rally, ottime prove, abbiamo fatto il possibile, benvenuti, ha tenuto un ritmo alto per tutta la gara, facciamo i complimenti e comunque siamo soddisfatti anche noi, anche eravamo qua a fare dei test, è andato tutto bene, ottima giornata. Bene, grazie a voi ragazzi, un felice rientro ed ecco qui le vostre coppe. Grazie, tornate a trovarci, mi raccomando. Ciao, i Luca Scozzari, Lorenzo Brovero sono arrivati 37esimi assoluti, undicesimi di gruppo e quinti di classe. La gara in sintesi è andata bene, siamo contenti, siamo divertiti, siamo arrivati in fondo benissimo, contenti. Macchina perfetta, macchina perfetta, un grazie Ivano, il solito, benissimo. La macchina marchiata FR New Motors, ricordiamolo, perché è giusto ricordare anche i preparatori, i meccanici. Ragazzi, mi dispiace mandarvi a casa mani vuote, però andrete a casa con un bel filmato e con delle belle foto. Ciao! Equipaggio numero 33, Srandirk, Luca Colasso, 17esimi assoluti. Terzi di gruppo e primi della classe N3. Vincitori della N3, te lo dovevano fare, sarà, abbi pazienza, ma te lo meritavi proprio. Allora, bella vittoria. Sì, via, vincere per i problemi degli altri non è il massimo, però eravamo lì a approfittarne, quindi siamo stati bravi in quello. Tu ci sei sempre stato addosso, cioè sei sempre stato lì. Sì, più o meno, sì, però okay. Va bene così. Ci siamo divertiti, complimenti a lui perché è veramente bravo. E niente, torneremo bene Luca, ancora una volta una buona vittoria, una vittoria perlomeno, ancora una volta un bel ricordo a casa, continuate la vostra collezione ed ecco la vostra coppa, vincitori della classe N3, Srandirk Luca Colasso, vettura numero 8. È molto importante Sram, una cosa particolare, ricordati che hai il numero 33 alla 33esima edizione, perciò non ci avevi fatto caso te. Equipaggio numero 34 arriva con i suoi bei guanti bianchi. Allora Giuseppe Donzella con la Monica Briano non li mandiamo a casa a mani vuote perché sono arrivati 24esimi assoluti, sesti di gruppo e terzi di N3. Bella gara, mi sono divertito, bellissima gara, bella. La Monica è stata seria come sempre? Sempre brava. Meno male, allora vi do le coppe. Ecco qui le vostre coppe. È sempre, è pericolosa lei, sempre alle spalle mi arriva. Va bene. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Monica, ciao ciao ciao. Equipaggio numero 35, Roberto Canevari con la Tiziana Fioretti. Anche loro hanno fatto una buona gara, il passo è quello di sempre. Per
portandosi al 20° posto assoluto, quarti di gruppo N, ma secondi di N3, secondi di classe. È andata bene, abbiamo finito, l'importante è finire le gare. Pensa che se tu fumassi un po' meno potresti anche arrivare primo di classe, eh? Sei partito con la sigaretta, sei arrivato al riordino con la sigaretta, sei qua con la sigaretta e c'hai quel disgraziato di presidente là con la sigaretta, perché è lui che ti inizia, vero? Una all'inizio, una alla fine, due sigarette. Vabbè, non potevi aspettare dopo che hai parcheggiato, che mi impuzzi tutta la macchina dentro. Ecco le vostre coppe. Ciao ragazzi, ciao Roberto e ciao Tiziana. Contenta Tiziana? Wow, wow, vai. Ciao. Oh, caro Claudio. Allora, io bene, e voi? Benissimo, siamo qua. Contro il tempo, contro l'influenza, contro tutto, quindi è andato benissimo. Allora, Claudio Fresia è visibilmente soddisfatto, navigato da Luca Rocchieri con questa Peugeot 206 RC correndo in gruppo N classe 3. Sono arrivati 26esimi assoluti, settimi di gruppo e quarti di classe. Abbiamo preso la medaglia di legno, va bene lo stesso, eh? Adesso Paolo, la prossima volta mi fai anche delle medaglie di legno per i quarti, così, eh? Guarda che lui ci dà retta, sai. Qualsiasi cosa chiedo a LB Premiazioni, lui la fa. Ciao ragazzi, complimenti. Ciao. Ciao, 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 sempre un piacere. Ciao ragazzi. Qui abbiamo una vettura targata marchiata FT Car e ce la porta all'arrivo Luca Tobia con Alessandro Morabito. Io penso che sei contento oggi della tua gara. Sì, sì, io sono contento, anche se ho preso acqua sul quaccio. Ho rotto una volta il supporto del cambio, allora ho dovuto alzare il piede, però per essere la prima volta che guido questa macchina è meravigliosa. Ringrazio i Petit Car che guarda, mi hanno fatto un regalo che non mi ricordavo di essermi divertito così tanto. Bene, a me fa piacere, mi dispiace mandarvi a casa a mani vuote, però Luca Tobia con Alessandro Morabito sono arrivati 38esimi assoluti, 12esimi di gruppo e quinti di classe. E con sorriso sulle labbra, ciao, sempre, ciao Luca. Numero 42, trattasi di Simone Rebella con Simona Forlino, che con questa vettura in classe A6 hanno dimostrato ancora una volta il loro valore, 14esimi assoluti, sesti di gruppo e secondi di classe. Bene, bene, siamo contenti, peccato perché eravamo sui 10 assoluti, poi una piccola penalità dopo il cambio gomme, sull'ultima prova gli hanno preso mezza prova con un'acqua come le patate, poi ci abbiamo alzato un pochino, però siamo contenti perché su questi fondi qua, con queste macchinine qua fatte in casa, non è facile fare questi tempi. Danilo infatti lo dimostra e niente, siamo contentissimi, soprattutto di aver preso un distacco così da Danilo che va fortissimo, è veramente bravo. E la professoressa Simona cosa dice? Io sono contenta, mi sono divertita, è stata una bella gara e dico che siamo solo all'inizio. Bene, allora se siete solo all'inizio, che iniziate bene con la vostra coppa del secondo di classe. Ciao Simone, ciao Simona, ciao ragazzi, ciao ciao. Simone, bella Simona Forlino. Allora, Ugo Fabrizio con Paolo Piccardo su questa Opel Corsa GSI sono arrivati 33esimi assoluti, 14esimi di gruppo e terzi di A6. Bravi, bravi, bravi. Ecco le vostre coppe. Grazie e alla prossima. All'anno prossimo, sicuramente. Vi aspetto, ciao. Equipaggio numero 45. Siamo con Luca Fontana e la Laura Bottini con questa Peugeot 100 Sorelli, loro corrono per il Racing for Genova in classe A5, 36esimi assoluti, 15esimi di gruppo e quinti di classe. Abbiamo avuto qualche problemino col tempo e anche con la macchina, però siete qua ed è quello importante, quello poi. E se pensi a tutti quelli che non sono arrivati, ti posso garantire che l'elenco dei ritirati è veramente lungo. Infatti, infatti, no, ma io sono contentissimo, va bene così. Mi fa piacere che siete contenti. Ciao, ciao ragazzuoli, buon rientro. Luca Fontana,
con la Laura Bottini. Equipaggio numero 46, anche loro in classe a 5 con questa Peugeot 100 Serelli, sono Giorgio Bertis con Andrea De Monte, trentesimi assoluti, dodicesimi di gruppo e terzi di A5. Bene, siamo arrivati, ci siamo divertiti, complimenti ai vincitori della mia classe perché sono stati bravi. Una giornata da ripetere. Senti, nell'ultima prova dove hai trovato l'acqua? Dalla partenza. Subito, dall'inizio. Allora, ecco qui le vostre coppe, Agnese e Veronica, sono le mie corsine, eh? Le mie corsine. Ciao Giorgio, ciao Andrea, ciao ciao ciao. Andiamo in casa Fiat con questa Panda portataci in gara da Pier Francesco Doberti con la Giulia Orlando al suo fianco, anche per loro una buona gara, si portano a casa il secondo posto di classe con un 25esimo assoluto e un decimo di gruppo. Pier, contento? Sì, contento, contento, no, ci siamo divertiti, peccato solo l'ultima prova che a inizio dello Scravian abbiamo rotto i freni, i pedali in fondo. Bello così, sai che vai molto più forte senza frenare? Bellissimo, poi con le 20 in quadro sul bagnato così, penso sia il massimo. Sai se è venuta fuori qualche bella foto? Non lo so, qualche traverso l'abbiamo fatto. Anche non cercato magari. Ecco le vostre coppe, secondi di classe A5, Doberti, Orlando. Maggio numero 49, hanno spento il motore perché si credono dei vincitori? No, lo sono dei vincitori. Allora, Fausto Ferraro con il Gino Diamanti su questa Fiat Panda sono arrivati 23esimi assoluti, noni di gruppo A e vincitori della classe A5. Grazie a tutti, è stato bellissimo, una bellissima giornata, una bella organizzazione, complimenti a tutti quanti. Senti, l'ultima prova come hai fatto? Abbiamo fatto un cambio gomme volante a 10 minuti dal CO, abbiamo azzardato e è andata bene. Ah, hai capito perché? Perché si è visto il tempo, mi ha detto come gli altri hanno preso l'acqua e questi qui. Bravi, complimenti. Ecco la vostra coppa vincitori della classe A5. Grazie, mettete le coppe fuori dal finestrino così facciamo anche la foto. Voilà, eccoli. Ciao ragazzi. Michael, allora Michael Cantara, equipaggio numero 50 con al suo fianco un debuttante, Andrew Andruetto. Allora io voglio sentire, abbi pazienza, fammi sentire lui. Allora adesso raccontami in 10 secondi il tuo debutto. È stato bellissimo, una bellissima esperienza. Spero che sia rimasto contento lui, è lui che deve parlare di me, è lui, gli devo andare bene a lui, su. Senti, una curiosità, quando eri al primo start della prima PS? Mi stava per venire un infarto? E questo è quello che volevo sentir dire. Allora, equipaggio numero 50, Michael Cantara, Andrea Andruetto su Peugeot 205, sono arrivati 31esimi assoluti, 13esimi di gruppo e quarti di classe. Vabbè, dai. Senti, siamo contenti. Mi fa piacere per voi. Ciao, cresci sempre più forte. Vai. Equipaggio numero 51. Anche questa volta abbiamo centrato l'obiettivo. Sul podio della classe ci siamo arrivati, Marco. Sì, abbiamo presentato l'ultimo, però ovvio. Salire sul podio ci siamo saliti. Allora, Marco Porcella con Francesco Zambelli sono arrivati 29esimi assoluti, noni di gruppo e terzi di classe. Bene, porta fortuna questa gara. Meno male. Ecco le vostre coppe, ragazzi. Ciao e un felice arrivo. Paolo con Andrea, Paolo Cervetto e Andrea Ferrari sono arrivati 27esimi assoluti, ottavi di gruppo e secondi di N2. Ricordiamo, in un N2 pienissima. L'N2 ormai è veramente ampia, e poi sono tutti ragazzini, guarda qua come siamo noi. C'è la lotta Old VS Young, Old Pilot VS Young Pilot, su Facebook impazza questa guerra. Tutto, guarda, su Facebook sono tutte queste sfide. Poi qua c'è Kevin, non so se l'hai visto. L'hai visto?
E poi c'è Kevin che si è inventato anche questo N2 Rostelle, insomma, ragazzi, le state facendo di tutto. Va bene, ecco le vostre coppe. Ciao ragazzi, ciao. Allora, equipaggio numero 54, Mirko Moretti con Luca Vignolo su Peugeot 106, anche loro in N2. Loro non sono andati forte, sono andati fortissimi. Oggi non era facile perché il tempo ha fatto un po' le bizze. Siamo stati bravi e fortunati a partire con le gomme da asciutto all'inizio. Abbiamo patito un po' sulla prima prova, ma la seconda chiaramente avevamo un vantaggio enorme. E poi insomma siamo riusciti ad andare bene, siamo contenti. E te credo, perché si portano a casa la vittoria in N2, 21esimi assoluti, quinti di gruppo e primi di N2, Mirko Moretti, Luca Vignolo. Bravi, bravi, complimenti. Vincitori della N2, perciò insomma il titolo sul giornale c'è, vai. Ciao, ciao. Allora Roberto, cosa hai fatto Roberto? Dov'è che ti sei perso? Oggi non era giornata, assolutamente. Siamo andati in fondo stavolta. L'ultima. Meno male. Siamo stati un po' più spettacolari, ma risultato pessimo. Invece stavolta macchina senza un graffio, tutto a posto, E meno male. Allora, Roberto Ordusso con Stefania Panaro, 35esimi assoluti, 11esimi di gruppo e quinti di classe. Però vi dico una cosa, perché voi non lo sapete perché eravate in coda, la vostra scuderia ha vinto il premio scuderia. Facciamo vedere. La Eurospeed, ciao. Ciao ragazzi. Beppe, te l'hanno detto che numero è, sì. Sono arrivati! Attenzione, faccio una cosa! Cineoperatori, cineasti. Oh Kevin, sei qua, prima parlavo di te. Vi faccio una cosa. Attenzione, vieni qua. Scendi, scendi. Signore e signori, lui quando non corre fa il fotomodello! Non è vero, nego qua. Abbiamo le foto su Man. È Kevin che le ha modificate con me nudo. Allora, parliamo della gara, dai. Dov'è? Te ne vai? Io ti intervisto, te ne vai. No, la gara è andata bene, ci siamo divertiti e abbiamo tenuto. Siamo andati forte nelle prove a metà. La prima abbiamo un po' patito le gomme intermedie su delle prove asciutte, l'ultima abbiamo patito le gomme da asciutto su delle prove bagnate. Però nel complesso la macchina va bene, il pilota va bene e ci siamo divertiti. Va bene, se non ti trovi bene a fare la navica puoi sempre tornare a fare il fotomodello. Allora ovviamente stiamo scherzando con Marco Galvagno, lui e Roberto Mascheroni, 40esimi assoluti, 13esimi di gruppo e sesti di N2. Ciao ragazzi, ciao. Con te approfitto di un'altra cosa, perché qui le cose nascono da sole, senza... C'è una bellissima scritta sul tuo cofano che è: vai nonno, oggi si celebra la festa dei nonni, 5 ottobre, perciò auguri. Grazie, è mese che sono diventato nonno, quindi sono contentissimo. Allora, oltretutto lo premi, te la godi questa festa, perché porti a casa anche un bel ricordo, perché Stefano Fettolini, nonostante sia navigato da Nicolò Ventoso, è arrivato 45esimo assoluto, 13esimo di gruppo e secondo di classe R1B. Allora, ecco la vostra coppa. Nico, scherzo, perché dietro ci sono tutti i tuoi amici, hai visto? Oh, Stefano, contento? Contentissimo. Come si chiama nipote? Adele. E con questo colgo l'occasione a ringraziare tutta la mia famiglia che mi ha permesso questo regalo, perché questo è il compleanno di 50 anni. Ah, auguroni, a tutti auguri. Ciao nonno, auguroni. Fettolini con Ventoso, secondi di classe R1B. Grande Busca, grande. Allora Claudio, hai fatto un garone stavolta, Avevo il santi di fianco. Te l'avevo detto che quei santi andavano forte.
vero, vero, ci mettono sempre una buona parola. Allora, Claudio Busca con Luca Santi, correndo con questa Suzuki Swift in classe R1B, sono arrivati 44esimi assoluti, 12esimi di gruppo e primi di classe. Fantastico, grazie molte, grazie a tutti. E grazie non basta, perché vi do la coppa più alta, da tenere ben esposta. Un grosso in bocca al lupo e un felice rientro. Ciao Claudio, ciao, ciao. Allora, Diego arriva colto dalle note musicali, ma arriva anche con un bel sorriso sulle labbra. Questo vuol dire che è soddisfatto della gara? Ci siamo divertiti. Peccato per la pioggia all'ultimo e all'inizio, ma ci siamo divertiti. Allora, oggi quelli che si chiamano Nicolò sono tutti arrivati all'arrivo. Allora, Diego Giribaldi con Nicolò Barla sono arrivati 39esimi assoluti, 16esimi di gruppo e secondi di A0. Dai, è stato un bel risultato, ci accontentiamo. Ecco qui le vostre coppe. Ciao, grazie Diego, ciao Nico, ciao ciao ciao. Allora, Mario, ho visto che ti portavi la Camilla sul cofano, che non so che senso ha, però. Allora, Mario Sorrentino con la Camilla Gallese sono arrivati 28esimi assoluti, 11esimi di gruppo e primi di classe. Millesimesi, come quelli che si comprano alla bottega del caffè. Ah, quelli sono millesimini, vero? Millesimesi se li compri per più mesi. No, millesimesi se li compri per più mesi. Millesimini se ne prendi delle scatoline. Beh. Oh! Domingo, va bene così? Posso chiudere? Ok. Allora, fatemi sentire due parole dal vincitore di classe. È andata bene, peccato che è finito. Allora, aspetta, Pino Roberto, il prossimo anno mi fai 12 prove per piacere per i ragazzi, perché 6 non gli sono bastate. Camilla, allora? Bravissimo, complimenti. È stato veramente bravo, non ha mai rischiato. Il crono, come dicevo stamattina, lo aspettavo ed è arrivato di tutto rispetto. Benissimo. Senti, ma adesso la prossima cosa fai? Organizzi o corri? Corro, adesso bisogna far correre il ragazzo. Va bene. Ciao, ciao ragazzi, ecco le vostre coppe. La bottiglia sul tetto. Ci pensa Camilla, va, che come beve lei non beve nessuno, non ti preoccupare. Qui, vedendo questa macchina marchiata concessionario Petrazzani, non posso che non salutare anche l'amico Andrea Zenoni, che stranamente si è ritirato, non so il motivo, però è difficile vedere un ritiro di Andrea Zenoni. Però noi abbiamo con il numero 76 Raniero Giacobbe con Giorgio Bacino, che anche loro si portano a casa il ricordo della 33esima edizione Rally Valli del Bormida, perché sono arrivati 41esimi assoluti, 17esimi di gruppo e terzi di classe. Bene, è andata bene, siamo contenti, siamo andati in fondo, dai. Io direi che tutto è filato liscio. Allora, buono questo terzo di classe, non ho guardato i distacchi assoluti, comunque nella classifica generale ce n'è molti dietro, vuol dire che qualcosa di buono avete fatto. Sì, qualcosina abbiamo fatto, poi guardiamo a Genova. Va bene, ciao, ci vediamo a Pegni. Allora, con il numero 77 Marco Turco con Marco Devoto, con questa Peugeot 100 Serelli in gruppo N classe 1 sono arrivati 43esimi assoluti, 15esimi di gruppo e ovviamente primi di classe. Peccato, siamo arrivati da soli, però ci abbiamo messo del nostro. Sono gli altri che ci hanno messo del loro per non arrivare. C'hai ragione, è stata una bella sfida finché è durata, poi è andata così, è andata bene. E allora godetevi questo primo di classe. Eccolo lì, il vostro primo di classe. Ciao ragazzi, complimenti.